Poke, che bello ragazzi. Si è fatto un po' tardi perché oggi abbiamo fatto uno shooting. Amore, danno il settaio di capelli e abbiamo fatto la poke. Buonissima, io metto sia il gambero che il salmone crudo. La faccio sempre così, edamame, wakame, mango, voi cosa mettete? Io metto anche la feta, però adesso non ce la vivo. E poi le salsine. Salsa di soia. E sotto c'è il riso, giuro che sotto c'è il riso. Buon appetito. Amore, buon Buon appetito. Tu appetito. come te la sei fatta? Ah, hai messo anche i pomodorini e poi che hai messo? Hai Stacchi. pistacchi. Ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi mi sono messa questo completo che in pratica è uno degli ultimi di Oceans Apart ed è il Madeleine set. Mi piace tantissimo perché ha il body, faccio vedere, che è anche un po' sgambato, e poi ha questa felpa col pantalone, molto molto carino anche per uscirci, molto molto comodo. Dopo vi faccio vedere anche gli altri set che ho di Oceans, che ho preso primaverili, e vi do anche il codice sconto perché avete il 30% di sconto più un set in regalo col mio codice dolce combo. Comunque ve lo scrivo in sovraimpressione. Questo è molto molto bello e c'è anche in altri colori. Comunque questi body sono bellissimi anche per uscire, sono troppo troppo carini. Sono gli altri due set che ho preso primaverili che mi piacciono tantissimo, Elisa e Darcy. Uno è lilla e uno è verde menta, che si portano tantissimo e hanno il rinforzo per il gluteo, vedete, e la fascia in vita che stringe. Sono veramente belli questi modelli, mi piacciono veramente veramente tanto, anche perché valorizzano un sacco il seno. E ho deciso di abbinarlo questo qua con questa felpa, e che questa qua non mi ricordo come si chiama, però ve lo scrivo. È molto molto bella anche il colore e si stringe sotto, quindi diventa una felpa crop. Invece qua magari ci potete mettere anche un giubbino di jeans. Ecco qua, e diventa un outfit super super cool. Adoro, ora ve li faccio vedere indossati. Eccolo qua l'altro set, guardate quanto è bello, a parte il colore è stupendo, ma poi valorizza tantissimo il seno. Io ho tolto anche le coppe, ma voi le potete anche lasciare, il punto vita, ed è veramente bello. Adesso metto anche la felpa. Eccolo qua con la felpa, guardate quanto è carino. Questi veramente ve li consiglio, sia questo lilla che quello verde, perché sono super primaverili e modellano veramente bene il corpo. Quindi adesso che c'è la promo, che avete il 30% più un regalo, approfittate. Dolce combo, vi metto il link nel box info. Pranzetto, ci siamo presi la pizza e e amore e gnocchi. Buon appetito. Come sono? Stiamo facendo i plum cake light perché abbiamo messo la stevia. Io preferisco la truvia, però qua da mia mamma c'era la stevia. Questo. Dopo casomai la ricetta ve la do e li mettiamo qua dentro, così lo fate per i vostri bimbi, vero? Mettiamo qua dentro. Con il famoso frullino, me lo ricordate? Qua, e ora facciamo i plum cake, eh? I plum cake, che stiamo facendo? I plum cake. Bravo. Eccolo qua, Daniel, vieni a vedere. Com'è bello, lo so. È caldo, aspetta, è caldo, è caldo, è caldo ancora. Vuoi? È venuto proprio bello. Soffice, soffice. Soffice, soffice. Sono qua, guardate, sono venuti proprio carini carini, eccoli qua. Non toccare, Scott, hai visto? Non toccare. Wow, ma li prendiamo, eh? Visto com'è bello, Scotta? Si è venuto troppo bene, guardate com'è soffice, bello, eh, mamma, veramente bello, sembra proprio il plum cake. Ti piace? Oh. Raga, sono nella mia stanza seduta a terra. Comunque, volevo dire questa cosa.
Io mi stavo facendo crescere i capelli, infatti in tantissimi, anche su Instagram, avete notato questa cosa di una mia foto, mi avete detto: ah, come stai bene scura. Ma in realtà non mi sono fatta scura, ma semplicemente quando li lego e li metto così, ecco, praticamente mi sono staccata il braccio perché ovviamente io ho 3.000 cavalletti, 3.000 cose, ma devo sempre mantenere in mano la fotocamera, vabbè. Comunque, e quindi praticamente non li ho tinti, semplicemente quando li lego non si vede il biondo, però ora li volevo tingere. Cioè, ho pensato, innanzitutto, non li volevo tingere perché, per non farli, diciamo, rovinare, no? Quindi ho detto, vabbè, li faccio crescere, però poi mi è venuta l'idea, ho detto, ma devo stare sempre con questi capelli metà biondi, metà neri, non lo so. Ho detto magari mi faccio una tinta del mio colore, però sapete quando fai la tinta non viene mai proprio del tuo colore, sono sempre questi riflessi un po' ramati, o poi devo essere fredda perché sapete con l'armocromia sono winter cool, quindi devo essere fredda. Non so, datemi un consiglio. Aspetto che crescano o mi faccio una tinta del mio colore, fatemi sapere. Comunque, avete notato in tante, insomma, questa un po' mia sparizione? Anche su Instagram in particolare, dove ero molto attiva, molto più attiva prima. E semplicemente, insomma, magari poi più in là vi spiegherò meglio, insomma, un po' meglio cosa sta succedendo. Però comunque ho approfittato, diciamo, un po' per detossificarmi un po' da Instagram. In realtà il mio non può stare tanto su Instagram, anche se comunque qualcosa sto postando, però il mio cambiamento su Instagram è dato non solo per me stessa, ma anche per gli altri account. Cioè, non ci entro proprio, cioè, non ultimamente non so, non mi ho un po' un rifiuto e quindi praticamente non ci sto entrando tanto. Quindi non lo uso, non posto e non posto tanto, però ci sono sempre e non lo utilizzo più tanto come prima. Ho voluto fare un po' una purificazione, un detox, quindi sto dedicando tantissimo tempo alla famiglia, agli amici e proprio al tempo libero, allo stare proprio spensierata, questo vi dico la verità. Poi ci sono novità in arrivo, vabbè, comunque sto sempre lavorando lo sapete, al mio brand, Carlita Beauty, abbiamo fatto da poco il peeling e tra poco ci sarà anche un'altra novità. Quindi Carlita Shop poi è sempre super attivo con i pacchi, quindi lavoro tanto comunque anche in azienda per preparare i vostri pacchi. E quindi questo è quanto, vi volevo dare una piccola spiegazione di quello che sta succedendo, poi magari più in là vi spiegherò un po' meglio nel dettaglio cosa sta succedendo, insomma. E niente, voi cosa mi raccontate di bello? Fatemi sapere, scrivetemi nei commenti, io vi mando un bacio grande, adesso non so se continuerò un po' a vloggare la giornata, comunque lasciatemi dei commenti che vi rispondo. Ciao! Benvenuti sulla spiaggia, guardate qua che bello, c'è una pace, bellissimo, il mare è calmissimo e io ho preparato, vabbè qua sono dei pezzi di casatiello che abbiamo fatto ieri, dimmi amore, ciao, saluta, saluta e poi ho preparato le scodelline di pasta, guardate che belle, perché quando ero piccola, aspetta, fammi spiegare questa cosa. Preparavamo sempre queste scodelle di pasta, andavamo a pesca, tutti quanti insieme. E mi sporchi tutto di sabbia, mamma. E fai un salutino. Vuoi salutare? E che vuoi fare? A te? Eh sì, eh. E guarda, la sporchi così, che fai? Mamma, ma si rompe, guarda qua, guarda. Saluta così. Mangi le mani, mangi. Ecco qua, mo mangiamo. Vuoi dire mamma che ti ha preparato la pasta pizza? Guarda mamma che ti ha preparato la pasta pizza. Ti piace? Wow, aspetta. Finalmente sono arrivati. Questo che cos'è? Pollo. Pollo col cheddar. Cheddar. No. Qua abbiamo polpettine con cheddar, tutto con cheddar. Ah, questo Adesso era aspettiamo. Abbiamo anche le lette di pollo con ketchup e maionese.
molto invitante. Wow, che bello questo wrap, veramente invitante. Ma cosa c'è dentro? Una salsina tipo barbecue. Bello, e nachos, buono. Un appetito. Io ho preso la zingara. Mi sa che quest'altra metà non la mangio. Prosciutto, pomodoro, mozzarella e nachos. Quello tu che sei preso? Wrap. Wrap. Con pollo. Wrap, con pollo. Okay. Vuoi dire la tua? Bello, più gusto. Tu vuoi?